Oggi grande inizio per i nostri maturandi. Finalmente i nostri ragazzi, dopo tante incertezze, sono riusciti ad arrivare al loro giorno, come dire, alla loro prova del fuoco, che devo dire hanno gestito con grande scioltezza anche in queste ultime giornate di preparazione. Si sono districati molto bene tra la normativa che imponeva distanze, igienizzazioni, mascherine, su questo punto devo dire proprio molto bene. Ma questo esame, questo ritorno a scuola ci ha fatto apprezzare ancora di più davvero il valore della scuola e il valore della scuola in presenza. Ognuno di loro è partito portando e parlando proprio del proprio argomento, hanno presentato il loro elaborato, poi hanno commentato i testi di italiano, poi partendo da un'immagine hanno allargato lo spettro in maniera interdisciplinare rispetto alle altre materie, hanno parlato della loro esperienza di alternanza scuola-lavoro e poi, come dire, hanno parlato delle loro prove legate alla cittadinanza. Davvero, la scuola in presenza, se aveva bisogno di una conferma, posso proprio dire che in questa prima giornata ce l'ha data. Nulla più delle relazioni umane può davvero pagare quello che i nostri ragazzi, come dire, giustamente desiderano. Sono Veronica e tra pochi minuti inizierò il mio esame di maturità, un po' diverso dal solito. E innanzitutto, questo il fatto di riuscire a fare l'esame comunque è una grande cosa. Ho sperato fino all'ultimo di riuscire a concludere questo mio percorso come tutte le altre persone, come negli anni scorsi, diciamo. E sinceramente negli ultimi giorni non ho avuto tanta ansia, magari per il fatto che comunque sono riuscita a studiare ben quasi tutto. In questo momento l'ansia si sente tanta, e soprattutto perché è il mio primo esame vero e proprio, è il primo di tanti appunto che vivrò l'anno prossimo comunque all'università. Un grazie speciale a tutti i professori che ci sono stati vicino in questi mesi, in questi momenti, e ci hanno sempre cercato di valorizzarci al meglio, tirando fuori il meglio di noi, quindi davvero grazie, speriamo che vada bene. Io sono Miriana, ho appena finito il mio esame di maturità. È stato un esame da una parte anche molto difficile da sostenere, però molto impegnativo, e soprattutto ci ho messo tutta la mia buona volontà per superarlo. Inoltre è stata anche una sfida con me stessa, è una sfida per il mio futuro, una preparazione a quello che mi aspetterà fuori comunque da questa scuola. Il mio tema principale era l'individuo nella contemporaneità. Questo individuo che acquisisce sempre più responsabilità, però che da una parte è cosciente anche che vive in una società di incertezze, di insicurezze.